24esima giornata di campionato, Campobasso Sora qui all'Avicor Stadium, che apriamo con questo splendido striscione della Nord per i 15 anni dalla scomparsa dell'eterno capitano Michele Scorrano e della sua curva che recita questo striscione. 15 anni senza il nostro capitano, ieri, oggi e in eterno. Curva Nord, Michele Scorrano. In corsa il sinistro sulla barriera di Vigilio, poi ci riprova Fortunato. A Bonchile, bella la sponda, Serra, Serra, che parata di Crispino. Davanti la porta, Serra aveva trovato un corridoio. Con Mancino, tocco morbido, Nonni libera, poi Coquen, attenzione a Coquen, può andare da solo Coquen, uno contro uno, occhio, va da solo Coquen, uno contro uno, contro Razzo, adesso si è un po' risistemata la difesa della Sora, Coquen se la porta sul destro, Coquen, la conclusione di Coquen Crispino, la ribattuta di Lombari, fuori, Grandis. Il pallone di prima, Serra per Coquen, a Bonchele, il pallone per lui, prova la conclusione, a Bonchele, debole, Crispino senza problemi, Coquen, secondo palo, non ci arriva Nonni, poi Lombari, la conclusione, smorzata, sul secondo palo, oh! Serra, c'era Nico da solo dietro, la rincorsa di Coquen, secondo palo, saltasse! Sei! Madi a Bonchele! 1-0! 1-0, Lupo in vantaggio! Allarga tutto, pallone in aria di rigore, allontana Di Filippo, occhio, palla sui piedi di Tordella. La conclusione, Esposito, plastico. Sul secondo palo a Bonchele, ancora di testa, forse era anche l'ultima azione. Rincorsa di Coquen, pallone in aria, Bonchele, palla che resta lì, Nonni si allontana, poi Serra, la conclusione di Serra ribattuta. Ancora il Sora in avanti, occhio ragazzi, il sinistro dopo una serpentina di Vitucci, Serra, Lombari, pallone in aria, non ci arriva nessuno, poi Parisi, il destro, rete, Parisi, raddoppio del Campobasso con questo bolide dalla distanza, 2-0. A Bonchele, Di Filippo, bello il pallone per Parisi, può andare da solo, ancora Parisi, bella palla per Di Nardo, la parata di Crispino, non ci arriva Serra, poi Coquen se ne va da solo, Coquen di prepotenza, Coquen la mette dentro, forse poteva provare anche la conclusione da lì, arriva il rinvio, Romero il controllo col petto di Romero, pallone buono per Lombari, ancora Lombari, addirittura può provare il 3-0, Lombari, Crispino, poi Romero alto sopra la traversa e non c'è più tempo, è finita, il Lupo ha vinto 2-0 contro il Sora, altri 3 punti.